Ciao! È mezzogiorno. Buongiorno a tutti. Allora, benvenuti nella solita cornice, mannaia, della mia stanza dei peccati. Se volete stendere anche voi qualcosa, c'è lo stendino dietro, venite, è gratis. Perché registro a quest'ora quando suonano le campane? Perché tra un po' arriverà la ciurma a mangiare e io ho i minuti contatissimi, quindi so che tra 10 minuti arriva uno dei nipoti, tra mezz'ora ne arriva un altro, abbiamo dei turni e devo incastrare queste cose. Facendola breve, oggi vi vorrei parlare, se le campane me lo permettono, del tricoten, ovvero del mulinello per fare la maglia. Detto anche Caterinetta, guardate, l'uso è molto semplice. Credo che riuscirò ad essere abbastanza sintetica, lo spero veramente nelle mie intenzioni. E naturalmente utilizzerò la Caterinetta che io costruì un po' di tempo fa e se volete farlo anche voi potete farlo. Vi metterò il link da qualche parte del vecchio video, altrimenti potete anche trovarla in commercio. Allora, per il momento vi saluto, vi rimando cioè alla fine di questo video. Scusate, non ho messo il reggiseno, mi sento tutta schiacciata. E a tra poco. Occorrente una Caterinetta, detta anche tricoten, vedete che è fornita di questi chiodi. Io ho preso quella più semplice a 4 chiodi e che potrete anche costruire voi se volete. Ok, tenete solo presente che la mia, che ho costruito qualche anno fa, beh, si è un po' slabbrata, però ha un foro effettivamente un po' piccolo, un po' troppo piccolo. Quindi se la costruite voi, ricordatevi di fare un foro più grande. Infatti adesso avrò qualche difficoltà a far passare la maglia. Ma comunque questa è la Caterinetta. Poi un attrezzo come questo, che è un classico uncinetto con la punta molto sottile, per raccogliere il filo suddetto, io ho trovato questo filo, che è un filo Gutermann Creative da 0,5 mm di diametro e che è abbastanza morbido. Allora, è molto importante per l'esito finale della maglia tubolare avere un filo morbido, più possibile morbido, il che vi permetterà anche di aumentare un pochino il diametro del filo utilizzabile. Chiaramente, se è morbido, potete intrecciarlo meglio e farlo passare meglio anche dalla Caterinetta. Mentre se è un po' rigido, sarete costrette probabilmente ad utilizzare un diametro più sottile di questo, ok? Allora, tagliatene una generosa quantità, perché poi le aggiunte sì, si possono fare, però magari un pochino si vedranno. Allora, naturalmente una pinza per tagliare il metallo. Questo è un peso proprio che appartiene ad un tricoten classico di quelli commerciali e potrebbe esservi utile per trascinare giù la maglia tubolare. Potrebbe, però è opzionale. Nel mio caso, a dire la verità, sinceramente non lo userò, però ve lo mostro perché qualcuno potrebbe trovarlo utile. Allora, quindi io ho già tagliato un pezzo di filo abbastanza lungo, vi faccio vedere. Allora, lo si fa passare dall'alto verso il basso, lo si fa uscire da questa parte per un pezzetto, in modo più che altro da tenerlo fermo in questo modo. Dopodiché cominciamo a fare girare il filo intorno ai chiodi. Gli facciamo fare un bel giro in senso antiorario. Perché antiorario? Perché ho bisogno che questo primo giro sia fatto in questo modo, dall'interno verso l'esterno, dall'interno verso l'esterno, fino a tornare all'inizio, guardate, fino a disegnare, diciamo, quasi una croce, ok? Quando torno sul primo chiodo, ok, cambio il modo di disporre il filo davanti al chiodo. Da questo secondo giro in poi sarà sempre così, vale a dire non più dietro, ma davanti, ok? Davanti, guardate. Adesso ho due fili su questo chiodo. Con un uncino come questo, prelevo la maglia di sotto, allargo un po' se no non ce la faccio, la porto sopra la prima maglia in questo modo, guardate, così. Ecco qua.
Avete visto? Sopra, poi io spingerò un po' verso il centro la maglia vecchia, chiamiamola così. Vedete? Il filo sempre davanti al chiodo, quindi vado avanti, prossimo chiodo, stessa cosa, prendo la maglia sotto, aggancio la maglia sotto. Ora io come al solito qui vedo poco perché sono un po' distante, però guardate così, ok? La passo sopra la maglia, la seconda. Ok, la vecchia maglia la porto più verso il centro. Ok, questo lo faccio per aiutarmi a fare scendere meglio la maglia dal foro. Lo faccio solamente per questo. Il metallo è comunque sempre un po' stiffer, un po' rigido. Sempre il filo davanti, ok, aggancio la maglia di sotto, la porto ad accavallare quella precedente che va a finire al centro e vado avanti sempre così. Filo davanti, ok, lo fermo un attimo, poi blocco con la mano sinistra. Un po', se faccio troppa fatica, ok. Dite addio alle unghie quando fate questo lavoro. Così, poi dopo ogni giro o di tanto in tanto dovete cercare, come vi dicevo, di portare giù la maglia. Se avete qualche difficoltà, potete provare ad agganciare qui un peso. Il peso è molto facile da agganciare. Si fa un'asola in questo modo, ok. E agganciate il peso, questo vi può aiutare a tirare un pochino. Ok, io non lo farò, però ve lo dico subito perché comunque qui ci vuole anche un intervento, diciamo così, dall'alto, nel senso che se vedete che non scorre la maglia tubolare, voi potete intervenire un pochino così, stringendola leggermente, leggermente, e poi tirando il filo, ok, è scesa, non si capisce, ma è scesa veramente di 1,2 mm. Poi ricomincio, ritorno a fare quello che stavo facendo prima. Quindi io metterò da parte il peso, voi teniatelo presente. Dunque, aggancio la solita maglia di sotto, allargo un po' la maglia e poi la porto un po' verso il centro. Se fosse una maglia, un filato di lana, non avrei certo bisogno di fare questo gesto. Però in questo caso, per aiutarmi un pochino, allora allargo un po', a cavallo. Ecco qua, e porto giù. E vado avanti così sempre, fino alla fine, fino a che da qui non comincerà ad uscire la maglia è fino alla lunghezza desiderata. Ecco, questa è la maglia che esce dal tricoten, nel mio caso un po' irregolare a seconda di quanto ho tirato il filo, perché il foro del mio tricoten è un po' piccolo, quindi ho dovuto spesso intervenire con un po' di forza e questo ha cambiato chiaramente anche l'aspetto della maglia tubolare. Ok, la prossima volta userò un tricoten un pochino più grande, così vi farò vedere delle varianti, come l'inserimento delle perle all'interno della maglia, per esempio. Quindi sarà un po' più facile avere una maglia più regolare. Comunque adesso l'importante è avere capito come funziona e ora vi faccio vedere come chiudere il lavoro, ok? In realtà chiudere il lavoro è molto semplice, basta sfilare da sopra o da sotto il lavoro, vedete? Qui ci sono quattro maglie come un fiore, basta riprenderle con lo stesso filo ed infilarle praticamente. Ok.
in modo che non possano scendere. Ok. A questo punto potete decidere se lasciare in questo modo a vista, però il consiglio è quello di usare una cap, come si dice, una coppetta, ecco, una coppetta per coprire questo punto, di costruirla anche voi una coppetta. Ok? Di sicuro non scenderanno più le maglie. Avete visto, l'uso della catenetta è molto semplice e adattabile a tante situazioni. Allora, tra qualche video vi mostrerò delle varianti sul lavoro semplice con la catenetta. Grazie per avermi seguito. Ho l'impressione che ci sentiremo molto presto. A Dio piacendo. Ciao!